Una considerazione sulla tecnologia. Ogni anno, no, esce il telefono più avanzato, la versione del telefono più avanzata rispetto a quello precedente, così anche per le action camera, ok? Sapete cosa sta succedendo? Ma un po' di anni ormai, che a volte spesso accade che la versione successiva, ok, è peggiore. Per alcuni versi è peggiore di quella precedente. Tipo adesso la DJI Action 5, ok, c'ha una qualità video inferiore alla 4, c'è poco da fare. Ok, c'è poco da fare. Dopo c'ha altre caratteristiche migliori. Io non so se è un giochino che fanno, boh, per poi, capito, perché alla fine. Sarà anche complicato tutti gli anni a migliorare, 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 capito? Per cui a una certa gli conviene a introdurre un difetto per poi doverlo, capito? Tipo, so, anche la GoPro, la 12, hanno levato il GPS per poi rimetterlo nella 13, capito? E te lo fanno sembrare quasi un miglioramento, ma non è un miglioramento. È che l'avevi peggiorata prima, capito? E così la DJI 5 con la 4. La 4 fa i video meglio, c'è poco da fare. Dopo magari la 5 in teoria fa le foto migliori, in teoria la dovrebbe fare molto meglio le foto, in teoria c'ha molta più batteria, poi ci avrà anche qualche altro gatto, ok? In più. Che è meglio rispetto alla 4, però sta del fatto che i video li faceva meglio la 4, capito? Non è incredibile? Cioè, ti fa capire in quale loop diabolico ci ritroviamo, capito? Che il compratore magari dice: oh, è uscita la nuova, la compro, la compro, la compro, e alla fine ti conveniva comprare la versione precedente, che è meglio, capito? Ti dico, poi ovvio. L'hanno migliorata in altri sedi, la batteria e altri casi, però la qualità del video, che è probabilmente la roba più importante, è meglio la versione precedente. Se ti è piaciuto il video, iscriviti e lascia un like. Grazie, ciao ciao.